Il 12 e il 13 si vota contro il nucleare e per l'acqua bene comune. Ieri è circolato un comunicato stampa del comitato referendario che si è occupata della raccolta firme che lamenta che, nonostante numerosi tentativi, le redazioni dei programmi RAI, Ballarò e Anno Zero parrebbero non volerli invitare, nonostante stiano organizzando delle trasmissioni sul referendum. Chi inviteranno, dicono le persone dell'ufficio stampa del comitato referendario, i politici. Allora, io credo che non ci sia cattiva volontà da parte di queste trasmissioni, semplicemente stiamo vivendo un momento di passaggio, un passaggio dove è la società civile che sta attuando i cambiamenti e anche le redazioni televisive sono in ritardo con registrare che i veri attori di questo referendum sono state le persone, in particolare il comitato referendario, che è riuscito a pensare a raccogliere 1.400.000 firme. Per qualsiasi persona che si sia occupata di militanza, raccogliere 1.400.000 firme è un lavoro immenso. Quindi è per tutti noi spettatori interessante vedere intervistati le persone che sono riuscite a sensibilizzare un numero incredibile di cittadini per portarli a votare. Non credo che ci sia malafede da parte delle redazioni di Ballarò né da parte delle redazioni di Anno Zero. Credo solo che si continui a pensare con una mentalità un po' sorpassata. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Credo che sia importantissimo oggi. L'abbiamo visto con il movimento che è stato in grado di far ritirare decine di campagne lesive dell'immagine della donna. Centinaia, migliaia di ragazze hanno mandato la loro protesta alle aziende e allo IAP e le aziende hanno ritirato le campagne in assoluta armonia, con grande educazione. Questo non tutti sono pronti a capirlo, ad accettarlo. Quindi io chiedo che tutti voi che state ascoltando questo video messaggio scriviate una mail educatissima alla redazione di Anno Zero www.annozero.rai.it e a quella di Ballarò www.ballarò.rai.it per chiedere che nelle trasmissioni che tratteranno del referendum vogliamo assolutamente conoscere queste persone piene di energia che sono riuscite a raccogliere 1.400.000 firme. Dall'esempio di queste persone, altre, tutti noi prenderemo la forza e l'energia per attuare altre campagne positive. Grazie.